Sono Don Vincenzo Ruggero, cappellano militare del comando Legione Carabinieri Calabria, quindi addetto all'assistenza spirituale dei carabinieri che svolgono il loro servizio in Calabria. Oggi il 27 gennaio si celebra la giornata della memoria, il ricordo di uno dei crimini, degli orrori peggiori perpetrati ai danni dell'umanità, il ricordo del genocidio ai danni del popolo ebraico. E oggi presso questa scuola, su invito del dirigente scolastico, proporrò una figura molto bella, molto significativa, quella della medaglia d'oro al valor militare e servo di Dio, vice brigadiere Salvo D'Acquisto, che il 23 settembre del 1943 offrì la sua vita per salvare la vita di 22 ostaggi che erano stati catturati dai tedeschi per rappresaglia, quindi offre la sua vita per salvare quella di altre persone. Quindi un modello di eroismo, di amor di patria, ma anche di santità, perché il servo di Dio Salvo D'Acquisto, mosso dagli ideali evangelici, mosso dall'amore verso il prossimo, ha immolato se stesso per salvare la vita degli altri. Quindi un esempio straordinario da proporre oggi ai nostri giovani e ai nostri bambini. Buongiorno a tutti, non so se mi sentite in fondo, si sente bene? Sì. Allora, io voglio presentarmi, sono Lorenzo Ruggero e svolgo il mio compito di cappellano militare presso i carabinieri. Voi conoscete i carabinieri, vi ringraziamo oggi per la loro presenza, loro svolgono un servizio prezioso nel nostro territorio, no? Un servizio a tutela della nostra sicurezza, della legalità, dell'ordine pubblico, della libertà, e svolgo il mio servizio a Catanzaro. Sono anche lo zio di due vostri compagni della terza elementare, di Sara ed Edoardo, che saluto. Però il mio benvenuto è rivolto a tutti voi, ai più piccoli e ai più grandi, anche agli insegnanti e ai propri genitori. È stato appena detto che oggi è un giorno molto importante. Il 27 gennaio si celebra, abbiamo detto, la giornata della memoria. Oggi vogliamo fare memoria, cioè vogliamo ricordare, per non dimenticare, ma soprattutto per non ripetere questi gravi errori del passato, una delle pagine più brutte della storia dell'umanità, uno dei crimini peggiori, uno degli orrori peggiori perpetrati ai danni della umanità. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale, e sappiamo che è stato compiuto un vero e proprio genocidio. Sapete cos'è il genocidio? È la soppressione sistematica di un popolo. Abbiamo detto gli ebrei, ma non solo gli ebrei, anche altre categorie di persone che erano considerate di seconda categoria, che erano da eliminare perché erano magari dissidenti politici o considerate persone di secondaria importanza. Una delle pagine più brutte che noi vogliamo oggi ricordare per non dimenticare e soprattutto per fare in modo che non si verifichino più situazioni di questo tipo, no? È stato detto anche che il 27 gennaio è il giorno in cui l'Armata Rossa entrò nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, che si trova, abbiamo detto, in Polonia. Sapete, io sono stato due volte a visitare il campo di sterminio di Auschwitz e vi posso garantire che è stata un'esperienza molto forte. La prima volta veramente mi sono quasi sentito male, proprio un senso quasi di nausea veramente, per vedere quei luoghi così brutti dove tanta gente ha sofferto, dove tanta gente ha perso la vita, perché lì venivano eliminati sistematicamente centinaia di migliaia di persone che prima venivano sfruttate lavorativamente, poi venivano uccisi con il gas e venivano eliminati nei forni crematori. Una cosa orribile. Però, come è stato detto poco fa dal vice sindaco, purtroppo sono pagine di storia del passato che purtroppo ancora oggi si verificano, si ripetono, perché sapete quanti genocidi ancora oggi, no, vengono compiuti in alcune zone del nostro pianeta?
oggi, non sono venuto a parlarvi né degli ebrei, né dell'Olocausto, né della Shoah. Magari questo sarà argomento di un'altra conversazione, di un altro incontro. Io sono venuto a parlarvi oggi di una persona molto speciale, di un uomo straordinario, di un giovane carabiniere che per noi è un eroe ed è anche un santo, perché all'età di 23 anni, non ancora compiuti in verità, ha scelto di sacrificare la sua vita per salvare la vita di altre persone. Una persona speciale, una persona straordinaria, che vi invito a conoscere sempre di più. Potete leggere la sua vita magari su qualche libro, ci sono delle belle biografie scritte su Saulo da Cristo, ma anche su internet, se avete modo di accedere anche su Wikipedia, su altri siti, potete approfondire questa figura straordinaria di Saulo da Cristo. Chi era Saulo da Cristo? Saulo da Cristo era un giovane carabiniere che nasce a Napoli il 15 ottobre 1920. Nasce da una famiglia della medio borghesia napoletana, una famiglia tutto sommato semplice, ma di forti valori, una famiglia molto unita, una famiglia molto cristiana. Salvo è il primo di 5 figli. Dopo di lui 2 sono morti e 2 sono ancora viventi, c'è l'ultimo dei figli che si chiama Alessandro da Cristo, che io ho conosciuto in varie occasioni, adesso ha più di 80 anni, vive a Napoli e porta avanti la memoria di questo fratello straordinario che è un eroe e che è un santo, abbiamo detto. Una famiglia semplice ma di grandi valori. Con Salvo viveva anche la nonna materna. Sapete che il papà di Salvo era di origini siciliane, mentre la mamma Ines era napoletana. Viveva la nonna materna che ha trasmesso a Salvo i principi della fede cristiana, i principi del Vangelo. E Salvo svolge la sua vita come tutti i normali bambini nel suo tempo. Frequenta le scuole primarie dai salesiani, dove riceve una bella educazione cristiana, no? Partecipa alla Santa Messa, fa la comunione, frequenta anche il liceo e poi decide di arruolarsi nell'arma dei carabinieri, compiuta l'età, la maggiore età di 18 anni. Però ci sono due aneddoti, due fatti molto belli, molto significativi, che vi voglio raccontare della sua infanzia, proprio per dimostrarvi lo spirito di altruismo, di generosità, l'amore verso gli altri che nutriva questo giovane. Un giorno, Salvo da Cristo va a Napoli, accompagnato dallo zio, per fare delle commissioni. E a un certo punto, vicino alla ferrovia, si accorge che c'è un bambino che sta andando a cercare delle cose in mezzo ai binari. A un certo punto Salvo sente il fischio di un treno che arriva. Anzi, proprio c'è questo bambino che impietrito dalla paura si blocca davanti al treno che stava per arrivare. Allora Salvo corre, si butta sui binari e salva questo bambino. E lo zio gli dice: ma cosa hai fatto? Perché si paga anche tu di morire. Io non potevo lasciare questo nome, nessuno era intervenuto perché tutti avevano paura, ma è stato proprio per un soffio, per un pelo che è riuscito a sottrarlo all'arrivo del treno. Questo dimostra il suo spirito di altruismo, di generosità, la sua prontezza. Salvo era un giovane molto riservato, molto mite, però animato dall'ottimismo e dalla gioia di vivere. C'è un altro aneddoto che voglio raccontare. Un giorno Salvo aveva 12 anni e uscendo dalla scuola passa di fronte ai gradini della chiesa e nota che c'era un bambino che era vestito in maniera, era tutto stracciato, no? Era mal ridotto, con il maglione bucato, senza le scarpe, aveva dei cartoni al posto delle scarpe. Allora cammina, a un certo punto torna indietro, ritorna da questo bambino, è impietosito da questo bambino. A
Allora sapete cosa fa Salvo? Si toglie le sue scarpe e le regala, e anche le calze, e le regala a questo bambino povero. Tornato a casa, la mamma gli dice: Salvo, ma come mai sei senza scarpe? Ma io ho visto un bambino poverino che era pieno di freddo, infreddolito, non aveva le scarpe, io almeno sono a casa, sono nel calduccio della mia casa, ho deciso di regalargli le mie scarpe. Questo, vedete, vi dimostra la sua generosità, il suo altruismo, il suo amore verso gli altri, il suo amore verso il prossimo. Vi dicevo che Salvo era un bambino cresciuto secondo gli ideali cristiani. Sapete, si racconta che Salvo da giovane portava sempre in tasca, sapete che cosa aveva sempre in tasca? Aveva la corona del rosario sempre in tasca. Sapete cos'è la corona del rosario? Quella che usano le vostre nonne, mi auguro, i genitori, spero anche i vostri genitori, non lo so, forse le vostre nonne, no? Per pregare questa preghiera semplice del rosario. E Salvo era uno che anche con i suoi commilitoni riusciva a farli pregare con la sua semplicità, con la sua bontà d'animo. Non so se avete mai visto la sua fotografia di Salvo d'Acquisto. Se vedete la sua fotografia da giovane, vedete che aveva veramente un'espressione quasi angelica. Qualcuno ha detto: una persona che non era di questo mondo. Ma veniamo avanti. Dopo aver frequentato il liceo, Salvo d'Acquisto, all'età di 18 anni, decide di arruolarsi nell'arma dei carabinieri e nel 1939 va a fare il corso allievi carabinieri presso la scuola allievi carabinieri di Roma. Non so se la conoscete, ancora oggi esiste una bella istituzione dove io sono stato i primi anni della mia esperienza, che si trova in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un altro grande protagonista, un altro grande carabiniere che ha combattuto la mafia e che è morto purtroppo nell'82 vittima della mafia. Svolge il suo corso e lì viene destinato a un reparto di Roma. A un certo punto sapete che scoppia la guerra. Nel 1939 scoppia la guerra e Salvo chiede di partire come volontario in Libia. Lì sbarca a Tripoli e nel corso di un'operazione bellica Salvo resta ferito. Però non vuole andare via, vuole rimanere con i suoi commilitoni, non li vuole abbandonare. Però a causa di una febbre malarica è costretto a rimpatriare, è costretto a rientrare in Italia. E lì cosa succede? Nel 1942 entra alla scuola sottufficiale di Firenze, dove fa un altro corso per diventare sottufficiale ed esce con il grado di vice brigadiere nel 1942 e viene destinato alla stazione di Torre in Pietra. Sapete dove si trova Torre in Pietra? È una località che si trova a 30 km da Roma, che oggi è nel comprensorio del comune di Fiumicino, vicino all'aeroporto. E a Torre in Pietra viene mandato come vice comandante della stazione, noi diciamo il sottordine, no? Vice comandante di stazione. È giovanissimo, però mosso da grandi ideali. Arriviamo al dunque, lì Salvo si distingue per la sua generosità, viene apprezzato da tutti, è conosciuto da tutti, perché è giovane, ha un'età molto giovane, però è animato da grande disponibilità verso tutti, tant'è che tutti lo stimano, tutti lo apprezzano, tutti gli vogliono bene. Ma arriviamo a quella pagina che segna la svolta nella vita di Salvo d'Acquisto. È il 22 settembre 1943. I più grandi di voi che studiano la storia di quei tempi sapranno che l'8 settembre del 43 in Italia si firma l'armistizio, quindi l'Italia si ritira in qualche modo dalla guerra
e il rapporto di amicizia, il patto con i tedeschi viene in qualche modo a cadere. I tedeschi continuano ad essere presenti nel territorio italiano, ma guardano agli italiani in malo modo, con diffidenza, soprattutto i carabinieri vengono visti male perché espressione della monarchia, di quella monarchia, di quel re che aveva in qualche modo tradito il patto di alleanza con la Germania. Il 22 settembre del 1943 i tedeschi arrivano a Torre in Pietra e si stanziano in una vecchia caserma abbandonata che era della Guardia di Finanza. Il pomeriggio del 22 settembre alcuni soldati fanno un'ispezione in questa caserma e trovano delle casse chiuse. Allora vogliono aprire queste casse per vedere cosa c'era dentro e forzano le casse. Nel forzare queste casse, che contenevano degli oggetti abbandonati dalla Guardia di Finanza che aveva lasciato la caserma, a un certo punto c'è una bomba a mano che esplode e causa la morte di due militari tedeschi e altri due vengono gravemente feriti. I comandanti tedeschi si arrabbiano perché pensano che la morte di questi soldati sia stata causata da un attentato dei partigiani. Pensano che ci sia stato un complotto e quindi cosa fanno? Vanno subito alla stazione dei carabinieri di Torre in Pietra per chiedere spiegazioni, perché i carabinieri erano e sono ancora oggi responsabili dell'ordine pubblico. Arrivano alla caserma, ma il maresciallo non c'era perché era andato a Roma per servizio. Chi trovano? Trovano il vice comandante Salvo D'Arista, che cerca di rassicurare i tedeschi e di dire: guardate che non è stato un attentato, è stato un fatto fortuito, un fatto accidentale, non sono stati i partigiani a mettere la bomba, quella bomba si trovava lì, ma i tedeschi non ne vogliono sentire. Assolutamente dovete indicarci un colpevole, perché se no noi agiremo sulla base delle nostre leggi di guerra e ci vendicheremo con la rappresaglia. Sapete cos'è la rappresaglia? Era una vendetta, cioè i tedeschi per ogni militare morto, loro cosa facevano? Rastrellavano, no? Catturavano 10 italiani, per ogni tedesco 10 italiani che venivano condannati a morire. Siccome erano stati due militari tedeschi a morire, loro avrebbero dovuto rastrellare 20, no, quindi 10 per ognuno dei militari, ma nella foga del momento ne arrestano 22 e li conducono in piazza per interrogarli sommariamente. Ma tutti dicono: ma noi siamo innocenti, noi non c'entriamo, non siamo partigiani, non siamo noi la causa, siamo tutti innocenti. E anche Salvo D'Arquisto cerca di difendere la popolazione: guardate che non c'è stato nessun attentato. Ma nessuno gli crede, i tedeschi non gli credono, anzi Salvo D'Arquisto viene malmenato e bastonato. I tedeschi non ne vogliono sapere: o ci date il nome dei colpevoli o noi uccideremo questi 22 ostaggi. Il nome del colpevole non veniva fuori, ma non poteva venire fuori, non c'erano colpevoli. Allora cosa, i tedeschi decidono di portare via questi 22 ostaggi, compreso Salvo D'Arquisto, li caricano su un camion e li conducono vicino alla torre di Palidoro, vicino al mare. E lì sapete cosa fanno? Cosa fanno i tedeschi? Li fanno scavare la fossa. Scavate la fossa perché lì poi sarebbero stati fucilati. Pensate come erano crudeli questi tedeschi. E questi poveri italiani, questi due 22 italiani, alcuni con le pale, altri addirittura con le mani, sono costretti a scavare la fossa. A un certo punto Salvo D'Arquisto ha come una illuminazione, si avvicina all'ufficiale tedesco,
ha capito molto bene che queste 22 persone sarebbero state inevitabilmente trucidate, sarebbero state uccise, non c'era scampo. E l'unico modo per salvarle era questo. Salvo si avvicina all'ufficiale tedesco e gli dice: voi volete il nome di un colpevole? Ve lo do io il nome del colpevole. L'unico colpevole sono io, dice Salvo D'Acquisto. Ma non perché Salvo D'Acquisto avesse ammesso di aver posto la bomba lì nella caserma, no. Ma siccome lui si sentiva responsabile della sicurezza di quel paese e dei suoi abitanti, decide di offrire la sua vita per salvare quella di 22 innocenti. Io non so se fossi stato io al posto suo cosa avrei fatto, non lo so. Certo, è stata una decisione molto coraggiosa, molto difficile. Lui decide di sacrificare la sua vita, di immolare la sua vita per salvare quella di 22 innocenti. A un certo punto l'ufficiale tedesco aveva capito che Salvo non era responsabile, che si era offerto lui, Salvo era innocente, però decide di assecondare la sua richiesta, dà l'ordine di liberare queste 22 persone che corrono, escono dal campo lì di Palidoro e vanno a riabbracciare le mogli e i figli che erano al di là della rete, e dà l'ordine di uccidere Salvo D'Acquisto. Salvo D'Acquisto viene ucciso con una randellata di colpi e cade nella fossa, sulla quale viene versato della terra e abbandonato lì per alcuni giorni. Poi si provvederà al recupero del corpo, che verrà poi ovviamente accolto con tutti gli onori. E sapete che il corpo di Salvo D'Acquisto oggi riposa, le sue spoglie riposano nella bellissima chiesa a Napoli, la sua città natale, di Santa Chiara, che è una delle chiese più belle, una chiesa gotica, una delle chiese più belle di Napoli, si trova proprio nel cuore della città. E lì, appena si entra, sulla sinistra c'è questa tomba, io sono stato tante volte, e colpisce il fatto che è una tomba che è sempre piena di fiori. Perché c'è tanta gente che va lì ancora oggi, a distanza di più di 70 anni da quel fatto, a portare dei fiori alla tomba di Salvo D'Acquisto. Sulla storia di Salvo D'Acquisto si potrebbe dire tanto, si potrebbero dire tante cose. Io ve l'ho riassunta in maniera molto, molto sintetica. Però potete leggere la sua storia nelle tante biografie. Ce n'è una molto bella, pubblicata dall'edizione Paoline, di una giornalista, Rita Pomponio, dal titolo Salvo D'Acquisto, un martire in divisa. Molto bella. E sapete che sono stati realizzati due film su Salvo D'Acquisto. Uno molto bello, del 1974, interpretato dal grande cantante Massimo Ranieri, che fa la parte di Salvo D'Acquisto. E poi ce n'è un secondo film, una fiction, una miniserie in due puntate del 2003, interpretata da Beppe Fiorello. Però vi devo dire la verità che questo secondo film non è realizzato molto bene, perché non fa onore alla figura di Salvo D'Acquisto, perché per motivi così di sceneggiatura televisiva hanno molto falsato la figura di Salvo D'Acquisto, mentre il primo film è più rispondente alla verità. Se avete modo di vederlo, è molto bello, anche se è molto forte, soprattutto le ultime scene sono molto crude, molto brutte, no? Ecco, Salvo D'Acquisto è per noi un grande modello. Un grande modello per noi, un grande esempio. Per che cosa? Per amor di patria. È un grande esempio anche e soprattutto di santità. Perché Salvo D'Acquisto ha compiuto il suo gesto per amore verso il prossimo, mettendo in pratica quel passo del Vangelo che dice: beato
che dona la sua vita per i propri amici. Salvo da Cristo ha donato la sua vita per amore verso gli altri. Quindi non è soltanto un eroe, è anche un eroe, ma è un santo. E noi guardiamo a lui come servo di Dio. Perché sapete che nel 1983 è stata introdotta la causa di beatificazione. Quindi significa che c'è uno studio, c'è un'indagine per poter dichiarare Salvo da Cristo santo a tutti gli effetti. Però bisogna dire che questa causa ha avuto un po' qualche difficoltà e si è un po' rallentata nel suo cammino per una serie di difficoltà di carattere tecnico. E se volete vi posso anche spiegare perché. Qualcuno sostiene che per dichiarare il martirio occorre che ci sia l'odium fidei, una parola latina che significa l'odio alla fede, cioè Salvo da Cristo non è stato ucciso in odio alla fede cristiana, è stato ucciso perché ha donato la sua vita, quindi il suo è un martirio sì, ma un martirio diverso, è un martirio della carità. Perché lui è martire, cioè testimone a tutti gli effetti, perché per amore ha donato la sua vita. Sulla scia di un altro santo, non so se voi lo conoscete, San Massimiliano Kolbe, un francescano conventuale polacco, che morì nel campo di concentramento di Auschwitz il 14 agosto 1941. Quindi sulla scia di Massimiliano Kolbe, ecco, sta procedendo la causa di beatificazione di Salvo da Cristo, che vediamo, speriamo presto poter vedere agli onori dell'altare. È una figura che io voglio consegnare a voi, cari bambini. La voglio consegnare perché la conosciate bene, perché la amiate e perché sia per tutti voi di esempio per il suo altruismo, per la sua generosità, per la sua disponibilità, per la sua capacità di donare se stesso per amore degli altri. Io vi ringrazio per l'attenzione, non voglio dilungarmi ancora troppo perché mi sono stancato.